Benvenuti in questa nuova edizione di News 24 ore Ivrea del 1 febbraio 2045. In questa edizione parleremo delle tecnologie nate in questi ultimi 20 anni e del cambiamento del loro impatto sul canavese. Il CEO di SpaceX ha reso possibile l'atterraggio sul pianeta rosso. Negli ultimi anni quest'uomo ha reso possibile migliorare la vita nel canavese e ha ideato e creato diverse tecnologie. L'atterraggio sul pianeta è avvenuto 15 ore fa, ma la partenza del gruppo di astronauti è avvenuta circa 3 mesi prima. Le tecnologie ideate dal team di Musk hanno permesso di dimezzare il tempo e il costo del viaggio. Molte di esse sono state fornite da un'azienda di Castellamonte specializzata in tecnologie spaziali con hardware Arduino, ovvero hardware nati a Ivrea negli anni 2000. Passiamo la parola alla nostra inviata all'ospedale di Ivrea. Ci troviamo fuori dalla sala operatoria in cui un nuovo macchinario dotato di intelligenza artificiale ha permesso il primo intervento chirurgico senza bisogno di un'equipe medica. Si tratta di un macchinario dotato di un'intelligenza artificiale avanzata che svolge la diagnosi del paziente e applica la cura migliore in base allo stile di vita di quest'ultimo. 20 anni fa, quando c'è stata la diffusione di questi AI, non si pensava che in così poco tempo si sarebbe arrivati a una svolta medica di questo calibro. Ora vi parleremo di un'innovazione importante all'interno dei supermercati e dei negozi. Amazon Go arriva anche sul territorio canavesano. Non si è mai vista una diminuzione così alta della criminalità e nei furti nei negozi. La gente ci impiega poco a fare la spesa visto che non bisogna aspettare tempo per poter pagare. Il motivo per cui non si fa la coda è che ci sono dei sensori e telecamere in ogni scompartimento di cibo, che permettono di pagare direttamente dall'applicazione sul telefono in modo automatico rilevando la persona che prende il prodotto. Si può entrare solo con l'applicazione installata sul cellulare e una volta usciti arriva direttamente il pagamento sul proprio dispositivo. Stanno iniziando ad esserci molte proteste e il motivo sono questi AI che sono entrati nella vita di tutti i giorni. Queste proteste vanno avanti da anni, ma nelle ultime settimane sono aumentate. Il motivo è che una parte della popolazione pensa che si viveva meglio senza queste agevolazioni da parte dell'intelligenza artificiale e che prima o poi la tecnologia prenderà il controllo di tutto e sottometterà l'uomo. L'altra metà della popolazione, invece, pensa che negli ultimi 20 anni la società si sia sviluppata molto e che la tecnologia in poco tempo ci permetterà di non lavorare e di vivere come vorremmo. Come ultima notizia del giorno vi parleremo di come si svolgerà il Carnevale di Ivrea quest'anno. Per il Carnevale di Ivrea si userà un visore di realtà virtuale che offrirà un'esperienza coinvolgente, trasportando gli utenti nel XVI secolo, all'epoca della nascita del Carnevale. Le persone vedranno la città di Ivrea ricostruita digitalmente come era in quel periodo, con le sue strade, edifici e abiti tradizionali. L'utilizzo di arance virtuali sarà parte integrante di questa esperienza, consentendo ai partecipanti di bilanciarsi arance senza sprechi alimentari. Infine, questa innovazione preserverà l'autenticità e il divertimento del combattimento delle arance, riducendo al contempo gli impatti negativi sull'ambiente e sulle persone evitando danni fisici. L'edizione di oggi è ormai giunta al termine, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.